Antonio, buonasera. Ciao. Da quanto tempo aspettavamo che il Sorrento arrivasse in Serie C? Sono tanti anni, tantissimi anni che aspettiamo. Dal lontano 2006 che è stato in Monza la prima volta in Serie C, vincendo a Potenza, finalmente ritorniamo nella serie che ci compete. Oggi con chi giocava? Con la Adangri. Ad Angri, vicino, e comunque stanno tornando a casa. Siamo da vincitori. Sì. Abbiamo la squadra sta dentro di questa. Ma arriverà qui in piazza, che sappia? Arriverà qui nella non piazza? Lo so, infatti. Non so se arriverà in piazza. Che cosa vuoi? Tutti felici della nazione Serie C del Sorrento. Il Sorrento in Serie C, il Napoli che ha vinto il terzo scudetto, insomma, possiamo che essere una grande emozione. Ma gliela facciamo una bella festa a questi ragazzi adesso che arrivano? Sì, sono già intorno alla squadra. Sono già là. Grazie. Buongiorno, saluti, ben trovati, buon pomeriggio qui dalla Piazza Tasso di Sorrento per raccontarvi questa intensa giornata. È appena giunta la notizia del Sorrento in Serie C e abbiamo avuto il piacere di sentire uno dei tifosi più accaniti che è al lavoro con la sua sciarpa al collo. Nello stesso tempo la giornata aperta stamattina a Villa Fondi con gli Archeo Aperitivi in musica con un grandissimo e bel concerto del duo Turco e una visita guidata al museo, si conclude qua stasera con l'arrivo della processione di Sant'Antonino dei Giardinieri. La stiamo aspettando, è partita dal capo, ormai è tradizione che la statua in questa occasione dedicata al Maggio dei Giardinieri sia in itinere sulle parrocchie del territorio. La ricordiamo a Casarlano, quest'anno invece 2023 è stata a Polo e dalla chiesa del Capo di Sorrento è partita alle 6 per un percorso per poi giungere qui in Piazza Tasso. E nello stesso tempo sul corso si sta muovendo il corteo dei festeggiamenti per il Sorrento. A più tardi per gli aggiornamenti.